Perfetto, entrambe le canne sono in pesca e stamattina mi sono voluto recare presto presso il lago in modo da vedere se il pesce in qualche modo si manifestasse con dei salti. E oggi ho veramente poco tempo a disposizione, quindi le canne sono già clippate, sono in pesca e nel corso della giornata vi mostrerò che tipo di approccio utilizzo in questo genere di sessione. Dopo neanche mezz'ora che ho finito di sistemare le canne, ecco la prima partenza. La linea BPSC, data la sua velocità nell'entrare in pesca, mi ha permesso di attirare velocemente le carpe presso il mio innesco. Ho utilizzato una bombetta con all'interno il nostro nuovissimo bag mix e l'aromatizzazione banana, pineapple, strawberry e citrus ha fatto tutto il resto. La colorazione veramente vistosa di questo bag mix contribuisce nell'attirare in modo veramente immediato il pesce sui miei inneschi. E vai, primo pesce della sessione a guadino. Decisamente un avvio inaspettato dopo così poco tempo che ho sistemato le canne. Due su due, stavo slamando il primo pesce quando la seconda canna è partita, questa volta con la linea CCCO, quindi aromatizzazione corn, cream, chocolate e orange. La scelta degli spot si è rivelata quella corretta perché appena arrivato ho visto il pesce manifestarsi nei pressi dell'isola e allora, avendo deciso di calare entrambe le canne in quella zona, sono riuscito a intercettare il gruppo di carpe e quindi questo mi ha regalato la seconda cattura. Ora con calma la recupero e vediamo di cosa si tratta. Pesci incazzosi. Gli Amur sono dei gran combattenti che sanno regalarci dei combattimenti memorabili. E questo qui è un pesce decisamente combattivo. Sì. E vai. Combattimento estenuante, ma che ha regalato grandi emozioni. Ecco qua il secondo pesce, decisamente impegnativo sia come combattimento ma anche
come peso. Ho messo in sacca il primo pesce perché ho voluto immediatamente fotografare questo Amur, dato che è un pesce anche delicato. Sono veramente felice perché mi ha saputo regalare un combattimento memorabile, caratteristica tipica di questi pesci. Infatti ha fatto tantissime ripartenze e mi sono divertito davvero molto. Mamma che pesce! Direi che qui le CCCO hanno fatto egregiamente il loro lavoro. La sessione è partita davvero bene. Quando sono arrivato stamattina, che ho individuato il pesce sullo spot, immaginavo che potessero esserci delle partenze nel giro di poco tempo, ma partenze di questo tipo non avrei mai immaginato. Ieri sera, prima di caricare la macchina e di preparare tutta la mia attrezzatura, come da consuetudine mi sono trovato in negozio con i ragazzi del team Carp Frenzy. È stato un briefing piacevole dove sono emerse alcune cose interessanti, come ad esempio l'approccio di pesca ideale per i laghi carnevali, dato anche che alcuni di loro pescano abitudinariamente in questo lago. Quindi l'utilizzo delle esche CCCO e BPSC sono risultate la scelta consigliata. Sotto l'aspetto dell'approccio, quindi, è emerso che pescare verso l'isola potesse essere un punto interessante, soprattutto se combinato con l'uso delle bombette, dove per entrambe le linee ho utilizzato i prodotti giusti, quindi i nostri nuovi bag mix, dove nella colorazione azzurrina si trova la linea BPSC e nella colorazione arancio la linea CCCO. Prima dell'immissione sul mercato, questi due bag mix li abbiamo dati in prova ai ragazzi del team e i risultati non si sono fatti attendere. Infatti la composizione di questo bag mix, di questo prodotto, è composta da sfarinato e pellet, e questo permette di ottenere una bombetta molto uniforme che si compatta facilmente e quindi nelle situazioni dove si deve lanciare a lunga distanza permette di arrivare veramente lontano. Così è stato deciso l'approccio per quanto riguarda l'uso della bombetta. Inoltre qui ai laghi carnevali i ragazzi che ci pescano utilizzano molto gli spomb, che funge da richiamo per il pesce. Sulla base di questo ho dovuto crearmi uno spod mix, il quale comprendesse una pasturazione che mi consentisse di tenere in pastura il pesce. Quindi ho preparato una mix di boilless crusciate e tritate, una parte di bag mix in modo da ottenere una amalgamazione dell'impasto e allo stesso tempo il pellet che mi contribuisse nel far aprire il mucchietto di pastura. Ho inserito poi un mix di granaglie, quindi mais, tiger intere e tiger crusciate, e per dare un tocco di aroma e gusto a tutto quanto ho utilizzato il liquid booster. Questi liquidi combinati con lo spod mix creano un effetto attrattivo veramente devastante ed immediato. Quindi quando il mio spomb va a impattare l'acqua, la pastura si apre, si crea un effetto nuvola che mi attira il pesce dall'alto verso il basso, richiamando così i pesci che si trovano a galla verso il mio innesco.
La giornata di oggi è decisamente instabile, però nonostante questo non ha bloccato l'attività del pesce. Infatti ha cominciato a piovere e la partenza è arrivata. Questo sicuramente nella stagione primaverile è un elemento positivo, anche perché non c'è vento, quindi apporta tutti i benefici del caso. Ho deciso che in questa pescata, se entro un paio d'ore dal lancio della canna non ho una partenza, risollevo la canna, rinnesco un nuovo sacchetto, rilancio e poi pasturo. Questo per cercare di tenere il più in attività possibile il pesce, perché associa il rumore dello spomb al cibo e quindi fa sicuramente da richiamo. Dopo un bel combattimento, la prima specchia a guadino. Sullo spot c'è parecchia attività. Questa è la prima specchia della sessione. Direi che è un pesce di tutto rispetto, degno di nota. E ancora una volta la CCCO mi ha permesso di portare a guadino una cattura. Sembra che nella giornata di oggi stia facendo anche selezione sulla taglia. Nonostante le due canne siano molto vicine tra loro, ho ritenuto di utilizzare due linee differenti, la CCCO e la BPSC. Questo perché, sfruttando la diversità di colore tra le due esche, quindi arancione e azzurro acqua per la BPSC, si crea un contrasto cromatico sul fondo che le carpe riconoscono e quindi per le pescate veloci risulta molto importante. E inoltre lo spot mix, essendo formato dal bag mix arancione per la CCCO e verde acqua per la BPSC, mescolato con le boilies che si trovano in sacchi da 5 kg, ho potuto creare un banchetto interessante per le carpe che quando arrivano sullo spot da lì non si spostano più. Nonostante la pescata sia di breve durata, ho deciso di pasturare i miei spot ogni un'ora e mezza o due. Il rumore dello spomb creerà interesse per il pesce e la colorazione dei miei spot mix farà il resto. Rispetto a quando siamo arrivati, la giornata è decisamente in via di miglioramento. Ha smesso di piovere e adesso sembra che stia uscendo il sole. Questa cosa regala qualche grado in più e questi pesci, girando soprattutto in poca acqua, sentono il cambio. E infatti adesso ho avuto un'altra partenza. Nonostante ci fosse molto nuvoloso e brutto tempo, comunque l'attività delle carpe non è mai stata bloccata. Infatti, quando si è in uscita dall'inverno, i pesci devono rimpiazzare quello che hanno bruciato con delle nuove energie e quindi si mostrano attive sui nostri inneschi. Ovviamente l'approccio giusto è di fondamentale importanza.
dentro. Il quarto pesce della sessione è arrivato, una specchi di taglia media che ha deciso di mangiare sui miei inneschi subito dopo che il meteo ci regalasse qualche grado in più. Un pesce combattivo che mi ha fatto divertire parecchio. Siamo nei momenti finali di questa sessione di pesca decisamente produttiva. Nonostante il poco tempo a disposizione, mi sono divertito davvero molto e ringrazio i Laghi Carnevali. I consigli dati dal team sono stati molto preziosi e sicuramente hanno contribuito in questo. Le due linee di esche utilizzate hanno lavorato egregiamente, non c'è stata una linea che ha prevalso sull'altra, quindi adesso non mi resta altro che portare a guadino questa carpa, chiudere tutto e andare a casa. Diciamo che staccare dalla routine quotidiana è importante e passare delle giornate come quella di oggi è decisamente rigenerante per la mente. Ecco qui l'ultimo pesce della sessione, una specchi che mi manda a casa col sorriso e che sicuramente mi farà ricordare per un po' questa pescata.